sulla tutela e l'incolumità fisica degli operatori di polizia serve più giustizia e meno giustificazionisti. Concorso vice ispettori. L'amministrazione usi buon senso. Hotspot in Albania. Vogliamo garanzie per il personale impiegato. Bentrovati a FSP TG News, un grande successo di partecipazione di pubblico, ma soprattutto di contenuti, quello che l'FSP Polizia di Stato di Padova ha riscosso con il convegno sull'ordine pubblico che si è svolto presso il reparto mobile, dove è stata presentata la proposta di legge dell'FSP Polizia di Stato sull'incolumità e la tutela fisica degli operatori delle forze di polizia in ordine pubblico, perché come abbiamo potuto vedere anche in un video che è stato presentato durante il convegno, il numero di episodi in cui i manifestanti puntano direttamente le divise è aumentato in maniera esponenziale. Si è visto proprio nel video quanto lontane siano le radici di determinata violenza, che sia essa politica, partitica o violenza che accade nelle strade. Gli operatori di polizia non possono continuare ad essere capri espiatori di chiunque si trovi poi impunemente alla prossima manifestazione a fare altrettanto, se non di peggio, perché come ben sappiamo alla violenza non c'è un argine in questo momento, nemmeno giudiziari. Per quanto riguarda la tutela e l'incolumità fisica degli operatori delle forze di polizia, uno dei cardini dell'attività sindacale di FSP Polizia di Stato, ne ha parlato il nostro segretario generale Walter Mazzetti, ovviamente anche il nostro segretario nazionale Fabrizio Lotti, che ha la delega sull'ordine pubblico, dinanzi al sottosegretario agli interni Nicola Molteni e al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, con la conduzione e la moderazione di Giuseppe Cruciani, il noto conduttore del programma radiofonico La Zanzara e opinionista in diverse trasmissioni televisive. Abbiamo potuto constatare purtroppo di persona quanto sia necessario fare giustizia dinanzi alla giustificazione imperante di ogni forma di violenza contro le forze di polizia. Fare giustizia significa che le regole democratiche devono essere rispettate da tutti. Non si può invocare che le forze di polizia si facciano massacrare per evitare che ci siano scontri ed incidenti, e anche questo è una tendenza contro la quale FSP Polizia si è schierata apertamente. E quindi grazie anche a FSP questa proposta, adesso al di là dei tecnicismi non è un problema, ma io credo che sia utile proprio perché ci consente di andare a lavorare nella medesima direzione. Quindi grazie, la prendiamo, faremo magari ovviamente una parte emendativa, la studieremo a livello ovviamente insieme tra giustizia e interno per cercare di capire qual è la parte che meglio va a inserirsi in quel concetto di massima tutela proprio nei vostri confronti, e sapendo benissimo quali sono le azioni che noi non vogliamo che si ripetano. Mi sembra tanto evidente che ci sia qualcuno che purtroppo strizza l'occhio ai violenti delle piazze. Mi spiace che ci sia qualcuno che ha caratterizzato una campagna di strumentalizzazione contro le forze di polizia inaccettabile. I poliziotti non sono dei manganellatori, i poliziotti sono un baluardo, invece un presidio fondamentale di legalità e di sicurezza. Sta alla politica, sta a chiedere responsabilità di governo, tutelare, garantire, essere grati ai tanti operatori delle forze dell'ordine che ogni giorno con professionalità, impegno, sacrificio, dedizione, senso di appartenenza allo Stato garantiscono i diritti e le libertà dei cittadini italiani. Io sono orgoglioso della Polizia di Stato, tutte le volte ripeto che la Polizia di Stato è la migliore al mondo, non abbiamo nulla da invidiare ad altri paesi, esportiamo modelli e protocolli di legalità e di sicurezza, gli italiani per bene sono fieri ed orgogliosi della Polizia di Stato, e in questo io sono assolutamente convinto che il sindacato, un sindacato serio, importante, rappresentativo e prestigioso come FSP, stia facendo una parte importante a tutela non solo degli iscritti ma a tutela di tutti gli operatori delle forze di polizia. Quindi io ringrazio Walter Mazzetti, ringrazio FSP Padova che da anni è in prima linea a tutelare il buon nome delle forze di polizia e soprattutto il fatto di essere un grandissimo orgoglio nazionale.
Concorso interno per vice ispettori. Come noto, 959 posti sono riservati ai sovrintendenti, con una graduatoria che valuterà solamente i titoli, mentre 411 posti per tutto il personale di polizia con almeno 5 anni di anzianità di servizio. Ovviamente tra questi rientrano anche i primi, ovvero sia i sovrintendenti che possono partecipare ad entrambe le graduatorie. Proprio qui sta il punto per cui la Federazione Sindacale di Polizia ha indirizzato una nota al Dipartimento per le gravi sovrapposizioni nelle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo dei vice ispettori e la mancata salvaguardia dei criteri di buona amministrazione, oltre ovviamente a potenziali danni erariali e anche a un allungamento dei tempi, chiaramente, che non giova certamente alla necessità di formazione di nuovi vice ispettori e al proseguio anche dei concorsi futuri. E quindi la nota chiede all'amministrazione di decidere quali siano i criteri e indica potenzialmente la necessità di dire prima alla graduatoria per titoli, in maniera che vengano espunti poi dalle procedure concorsuali successive coloro i quali risulteranno vincitori tra i sovrintendenti, non andando quindi ad occupare posti per il personale che invece concorre per titoli ed esami. La nota è ovviamente reperibile sul nostro sito internet. Si è svolto presso il Dipartimento un incontro sulla gestione del centro hotspot in Albania. In base agli accordi bilaterali tra i due paesi, infatti il prossimo 3 giugno entrerà in funzione l'hotspot nel porto di Shengjil, nel nord dell'Albania, con un collegamento navale con il porto di Bari. Saranno impiegati 20 colleghi del reparto mobile tra Roma e Napoli, privilegiando ovviamente i volontari. Si sa che il compenso sarà di 100 euro netti al giorno, ma le condizioni devono essere ancora discusse, soprattutto per quanto riguarda la previsione di un turno di 30 giorni continuativi senza riposo, cosa alla quale FSP Polizia di Stato si è opposta durante la riunione, così come abbiamo sollevato forti perplessità sul fatto che con quei 100 euro si vadano a coprire sostanzialmente tutte le orari di servizio, togliendo anche il compenso per il lavoro straordinario. Dal punto di vista organizzativo sarà la Questura di Roma con un paio di primi dirigenti che saranno lì sul posto, ma soprattutto con una gestione complessiva della logistica che prevede che i colleghi siano posizionati in un hotel a poca distanza, circa mezz'ora dal centro stesso. È una prima fase, perché poi a luglio entrerà in vigore invece presso un'ex base militare un CPR, dove ci sarà anche una sezione detentiva nell'eventualità ce ne fosse bisogno. Per quanto riguarda la vigilanza esterna alle strutture, è affidata ovviamente alla forze di polizia albanese, mentre per quanto riguarda l'interno della struttura le saranno gestite come se fosse territorio italiano. Questo vale anche per eventuali reati commessi all'interno. FSP Polizia di Stato si è battuta molto per la tutela anche sanitaria dei colleghi, chiedendo che vi sia proprio un presidio sanitario appositamente creato per ogni emergenza ed eventualità. Sta per entrare nel vivo, nella fase di applicazione pratica, il 225esimo corso per allievi agenti. Infatti, dopo il giuramento che si svolgerà presso gli istituti di istruzione il 19 di giugno, dal 24 di giugno al 5 ottobre si svolgeranno i 4 mesi di applicazione pratica per giungere poi alla nomina definitiva nei ruoli della Polizia di Stato. Un momento di formazione estremamente importante, ma soprattutto persone che arrivano negli uffici di tutta Italia, ai quali non possiamo che augurare il miglior percorso possibile all'interno della Polizia di Stato, che ne ha decisamente bisogno, soprattutto in ragione dei numerosissimi pensionamenti che si stanno succedendo in questi anni. Grazie ancora a tutti i colleghi anche dell'FSP Polizia di Stato che hanno supportato nel periodo di formazione e che supporteranno negli uffici di destinazione i neocolleghi, ai quali diamo il più caloroso benvenuto. FSP Polizia di Stato ha inviato il proprio parere alle commissioni riunite della Camera sul disegno di legge 1660, quello sulla tutela delle forze di polizia, che doveva essere già inserito all'interno del decreto di fine anno, ma che è passato a una commissione presso le commissioni, una discussione che si è un po' arenata a febbraio e che ha avuto un decisivo impulso dopo le nostre sollecitazioni e quelle del ministro Piantedosi presso gli organismi, perché si arrivi alla discussione in aula. Un passaggio del parere espresso da FSP Polizia di Stato riguarda la necessità non di creare una nuova aggravante per gli articoli 300
36, la violenza o minaccia pubblico ufficiale, e il 337, resistenza pubblico ufficiale, perché poi le aggravanti vanno sempre a essere contemperate con le attenuanti generiche, ma di equiparare questa tipologia di reato al 338, ovvero sia la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo e giudiziario o ai suoi singoli componenti, così come è stato determinato già nel 2017 con una modifica proprio al codice penale. Questo perché la Polizia di Stato e i suoi componenti non sono un organismo collegiale, ma rappresentano sempre lo Stato. L'evoluzione presso la discussione in aula si attende nel giro di 15-20 giorni e noi vi informeremo puntualmente. Lo scorso 22 maggio il capo della polizia inviava una circolare alla DAGEP in cui indicava la necessità di impartire indicazioni relative alla mobilità interna del personale della Polizia di Stato, degli uffici centrali e territoriali. La circolare viene inviata solo dopo 2 giorni alle organizzazioni sindacali e tutte le sigle dei sindacati della Polizia di Stato maggiormente rappresentativi hanno scritto direttamente a Vittorio Pisani chiedendo, come previsto dalla 164 del 2002, l'informazione preventiva e l'esame congiunto su una materia che attiene specificatamente alla mobilità del personale e ai criteri organizzativi della Polizia di Stato. Quello che vogliamo sottolineare è l'importanza di questa materia, perché si va a incidere in maniera molto profonda e diretta proprio sulla mobilità interna del personale. Quali sono i criteri e quali saranno le indicazioni che gli sindacati forniranno all'amministrazione e viceversa? Lo scopriremo nella riunione che è stata convocata per giovedì alle ore 10. Ogni informazione ovviamente in tempo reale tramite le nostre segreterie territoriali. Prima di chiudere vogliamo dedicare un pensiero commosso ai 3 colleghi del soccorso alpino della Guardia di Finanza che sono deceduti durante un'esercitazione in Val Masino, in provincia di Sondrio. Luca Piane, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli sono caduti durante una cordata e purtroppo non ce l'hanno fatta. Il nostro pensiero chiaramente va a loro, alle famiglie e ai tantissimi colleghi della Guardia di Finanza e del soccorso alpino che pagano un tributo pesantissimo di vittime proprio per esercitarsi, per portare soccorso agli altri. E con questo concludiamo il nostro TG, l'appuntamento torna puntuale sabato prossimo alle ore 12, sempre grazie all'Ufficio Media e Comunicazione che cura la regia e la parte tecnica. Arrivederci.